Oggi pomeriggio, 30 settembre, sulla spiaggia inclusiva a Balnea, l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno, in collaborazione con associazioni e cooperative sociali, ha organizzato la festa di fine estate per gli ospiti con disabilità che hanno frequentato la spiaggia e per i circa 200 bambini che hanno partecipato in rappresentanza dei 17 centri polifunzionali minori del Comune di Salerno. Abbiamo trascorso una bellissima estate grazie alle tante associazioni e cooperative sociali che lavorano con il settore politiche sociali. Abbiamo attivato tantissimi campi estivi che hanno raccolto tutti i bambini dei nostri centri polifunzionali. Abbiamo attivato una spiaggia inclusiva libera a Balne e a Mercatello. Oggi i due progetti si fondono, una bellissima festa di fine estate che mette insieme i ragazzi dei nostri centri estivi con le persone che hanno frequentato il nostro lido comunale. Ed è un momento per stare insieme, per essere comunità, per fare in modo che i quartieri si incontrino e diventino un tutt'uno, quindi una città che gira e si riunisce in un luogo bellissimo. C'è una bella rete di centri polifunzionali, sono quasi 600 i bambini che accogliamo, tutti in condizioni di disagio economico, comunque con problematiche di varia natura, anche problemi di conciliazione vita lavoro dei genitori che insomma hanno necessità di aiuti concreti. La festa è stata l'occasione per noi di incontrare responsabili e operatori di alcune delle tante associazioni che operano in città in sinergia con l'assessorato alle politiche sociali, le cui testimonianze danno la cifra di quanto sia importante il loro lavoro a favore di bambini, ragazzi e famiglie. Noi ci troviamo in questa zona dal 2003 esattamente col polifunzionale, che accoglie i ragazzi principalmente del quartiere dai 6 ai 14 anni e anche oltre. Poi ci occupiamo di attività di sostegno scolastico, li aiutiamo per i compiti, abbiamo rapporti con le scuole e poi ci dedichiamo alle attività laboratoriali. In realtà io faccio parte della Prometeo 82, ma il servizio è in collaborazione con l'ARCI Salerno pure. Qui abbiamo il servizio di supporto con la psicologa e l'assistente sociale come sostegno alle famiglie, laddove serve. E poi durante il periodo di luglio con ansia partecipiamo alle attività estive offerte dal comune come la balneazione e il campo estivo, che sono delle occasioni che i ragazzi aspettano veramente con grande piacere. Centro polifunzionale Spazio Ragazzi Enzo Sacco, che da 30 anni e oltre svolge il suo lavoro sul territorio di Materno, con attività estive, attività laboratoriali, attività educative, sostegno allo studio, ma soprattutto sostegno alle famiglie. Siamo un luogo di antenna sociale dove continuamente diamo supporto e facciamo da ponte con i servizi sociali territoriali. Siamo un servizio sul territorio presente all'interno del centro storico da oltre 20 anni. Siamo un punto di riferimento per il quartiere, accogliamo i bambini dai 4 ai 15 anni con molteplici attività. La nostra funzione è quella appunto di accogliere le esigenze del territorio e cercare appunto di supportare i minori e le proprie famiglie in un contesto non sempre molto semplice. E oggi il Centro per la Legalità partecipa a questo meraviglioso pomeriggio organizzato dalle politiche sociali. Siamo felici perché è un momento di integrazione e di aggregazione per tutti i bambini del nostro centro. Ovviamente ce n'è qui soltanto una rappresentanza, però credo che siano momenti fondamentali questi, in quanto creano davvero poi anche unione, opportunità di amicizia, di crescita tra tutti i bambini che frequentano i centri aggregativi salernitani. Noi abbiamo due centri, uno a Fassena nel quartiere Europa, che è un po' più vecchiotto, che è all'interno del centro pastorale San Giuseppe, di proprietà della parrocchia di Santa Margherita. È un centro che si occupa di ragazzi dai 6 agli 11 anni, facciamo diverse attività, ma è un centro molto innovativo perché abbiamo una biblioteca sociale che è un hub dove facciamo tutte attività intorno al libro, quindi facciamo letture animate, attività laboratoriali e facciamo durante il mese una serie di attività rivolte a genitori e rivolte ad una fascia di ragazzi più grandi, dei talk che sono adatti proprio a queste fasce di ragazzi più grandi. Sono degli incontri con dei personaggi dove i ragazzi hanno una risposta sul proprio percorso di vita.
Poi abbiamo un altro centro che è a Piazza San Francesco, all'interno del convento dei Frati Cappuccini, ed è un centro che fa assistenza scolastica pomeridiana tutti i giorni e da un anno, quindi è un centro molto più giovane. E poi abbiamo una serie di laboratori particolari, abbiamo Minecraft Education che serve un po' per i ragazzetti più grandi, serve fondamentalmente per imparare le regole dello stare insieme, e quindi è strutturato su questo, però utilizzano un mezzo che è multimediale, quindi i ragazzi sono molto più affascinati. E abbiamo anche lì le letture animate e abbiamo un percorso musicale per i ragazzini più piccoli, fatti in collaborazione con l'oratorio di Piazza San Francesco. Sono 20 anni che operiamo sul territorio della città di Salerno, nella zona orientale, quartiere Santa Margherita, e abbiamo in gestione, in convenzione con le politiche sociali dell'assessorato del comune di Salerno, un centro polifunzionale per minori dai 6 ai 16 anni, e li ospitiamo quotidianamente nel nostro centro il pomeriggio e li impegniamo in attività di supporto alla didattica, laboratori, forniamo un supporto alla genitorialità e ci prendiamo cura di questi ragazzi ispirandoci molto all'iCare di Lorenzo Milani, che per noi è un po' l'icona del nostro percorso, del nostro iter educativo. E infatti insieme ai ragazzi abbiamo anche un laboratorio multimediale che ha visto la nascita di una web radio che si chiama iCare, e una web radio nata nel periodo Covid proprio per poter mantenere il contatto con le famiglie e con i ragazzi. E questa web radio è ancora attiva, è animata da una redazione formata da ragazzini di 12, 13, 14, 15 anni, con i quali facciamo anche dei campi estivi. Con i più grandi facciamo dei campi estate libera, siamo a Salerno gli unici a fare i campi con l'Associazione Libera Nazionale, con la quale il Portico collabora da anni. Abbiamo quest'anno fatto un campo estivo dedicato al verde, alla natura, al recupero del rapporto con l'ambiente. Anche iniziative culturali in collaborazione con Pino Green, un artista salernitano che ha curato i muri d'autore dedicati ad Alfonso Gatto. Che noi ci occupiamo di minori, gestiamo un polifunzionale da ormai da 20 anni nella zona di Fratte. E oltre prevalentemente insomma noi ci occupiamo di minori, interveniamo quando ci sono dei casi di disagio, quindi facciamo da supporto ai minori e di per sé anche alle famiglie, quindi ci occupiamo anche di educativa scolastica e abbiamo anche noi dei servizi di orientamento, ormai da più di un anno sempre a Fratte, insomma abbiamo attivato il SIT, appunto uno sportello informativo territoriale che aiutiamo e supportiamo le famiglie nei vari bisogni. Noi rappresentiamo questi centri, il Girasole, quartiere Mariconde e Arbostella, che sono mirate a dare, come dire, opportunità e attività ai minori nella fascia di età 6-14 anni per il Girasole, 6-18 per quanto riguarda Mariconda e invece dai 16 in su per quanto riguarda il quartiere Arbostella. Siamo nei quartieri della zona orientale e facciamo attività che sono dedicate principalmente ai minori, ma ci occupiamo anche di dare un supporto alle famiglie attraverso sportelli di orientamento, supporto psicologico e consulenza legale. Noi svolgiamo sia calcio sia dopo scuola, diamo i pacchi AIMA per 240 famiglie. Adesso fra poco partiremo anche con il progetto PRINCE, medicina porta a porta per gli anziani. Allora, la zona collinare la copriamo quasi tutta quanta noi. Allora abbiamo quasi un'ottantina di bambini minori, sia ai diurni che al polifunzionale, che fanno diverse attività. Abbiamo anche Villa Carrara che facciamo sorveglianza e pulizia. Con il reddito di inclusione ce ne abbiamo 80, abbiamo 10 ragazzi servizio civile, 30 busta paghe che sono assistente sociale, sociologo, psicologo e andare avanti, e 20 detenuti messi alla prova, più un terreno che lavorano questi detenuti messi alla prova.